Ben ritrovati in diretta, parliamo di artrosi e frattura dell'anca nell'anziano. Lo faremo in compagnia del mio ospite che vi presento subito. In studio con me c'è il dottor Alessandro Geraci, direttore di ortopedia e traumatologia all'ospedale di Montebelluna. Ben trovato, dottore. Grazie, dottoressa, grazie a tutti voi. Buongiorno. Allora, dottore, quella di ortopedia e traumatologia dell'ospedale di Montebelluna è una unità molto importante. Ce la racconta, ci spiega, insomma, e ci dà qualche dato sul vostro lavoro. Assolutamente sì, l'unità operativa che dirigo consiste essenzialmente del reparto di ortopedia di Montebelluna, dove eseguiamo giornalmente interventi chirurgici, eseguiamo ed espletiamo servizi ambulatoriali per la popolazione, oltre che il regime di pronto soccorso, la cosiddetta sala gessi. Oltre ad essere direttore dell'ospedale Montebelluna, dirigo anche gli ambulatori e il pronto soccorso ortopedico dell'ospedale di Castelfranco. I numeri parlano chiaro. Gli interventi da noi eseguiti durante l'anno sono più di 1500 e le visite ambulatoriali espletate giornalmente nella mia unità operativa superano le 80 unità, quindi un numero abbastanza importante. Siamo la porzione occidentale della Marca Trevigiana per quanto riguarda la sanità ortopedica. 35 posti letto. E abbiamo 35 posti letto, accogliamo giornalmente pazienti che devono essere trattati chirurgicamente sia per le fratture, quindi per la parte traumatologica, sia pazienti che devono eseguire la parte elettiva come le protesi su articolazioni artrosiche o degenerate o interventi di artroscopia delle grandi e piccole articolazioni come interventi di chirurgia della mano e del piede. Gestite urgenze ma appunto anche interventi programmati, no dottore? Assolutamente sì, queste due grandi branche, la traumatologia, cioè le fratture delle ossa, che l'urgenza vera e propria ortopedica, e poi la parte elettiva, cioè le patologie croniche degenerative che coinvolgono i vari distretti scheletrici del nostro corpo. 0422 162 8332 il numero per intervenire in diretta, aspettiamo quindi le vostre telefonate con qualche domanda da porre al dottor Geraci, proprio perché il tema di oggi è molto importante, parliamo di anziani, parliamo di artrosi e frattura dell'anca. Dunque iniziamo con questo argomento. Che cos'è l'artrosi, dottore? Allora, l'artrosi è una malattia degenerativa cronica delle articolazioni. È una malattia che colpisce la cartilagine, cioè la superficie delle ossa che si articolano tra di loro. Ho parlato di degenerativa, di cronica, cioè è una malattia che si evolve lentamente e usura la cartilagine, usura questa superficie. La cartilagine è normalmente liscia. Quando l'artrosi piano piano prende piede su un'articolazione, la superficie cartilaginea non è più liscia, diventa ruvida, diventa degenerata, si altera e quindi modifica la meccanica dell'articolazione dando ovviamente dolore. Degenerativa dunque si evolve ed è destinata a peggiorare, dottore? Allora sì, è una patologia che quando inizia si può o rallentare o invece può ancora di più degenerare. Quando la cartilagine inizia a soffrire, la cartilagine modifica non solo il suo aspetto microscopico, ma anche il suo aspetto macroscopico, cioè le cellule della cartilagine iniziano a modificare e insieme le varie cellule modificano la superficie dell'articolazione. La cartilagine ha una doppia funzione, quella di diminuire la frizione articolare, cioè migliora il rapporto tra le due ossa che si articolano, perché come sappiamo due superfici lisce tra di loro lavorano meglio rispetto a due superfici ruvide, la superficie liscia è data dalla cartilagine appunto, ed essendo una superficie anche morbida la cartilagine ammortizza il carico del peso articolare. Quindi la cartilagine serve per migliorare la funzione dell'articolazione stessa a 360 gradi. Quindi un ruolo doppio, insomma, della cartilagine è molto importante, fondamentale. È essenziale. La cartilagine
ha il ruolo fondamentale, principale, quello di far sì che il movimento articolare, la meccanica dell'articolazione avvenga in maniera serena, in maniera fluida, senza ostacoli. Una cartilagine malata, una cartilagine non liscia, è una cartilagine che lavora male, che fa lavorare male l'articolazione, provocando una limitazione dei movimenti, ma soprattutto il dolore. Ecco, lei ha detto che insomma l'artrosi è una malattia degenerativa. Quali sono le cause, quali sono i fattori di rischio? E le chiedo anche se è vero che il meccanismo che sta alla base dell'artrosi è ancora un qualcosa di poco conosciuto e di ancora molto studiato e approfondito. Assolutamente. Infatti, più che di vere e proprie cause, si può parlare di fattori predisponenti. Di sicuro sappiamo che epidemiologicamente l'artrosi colpisce di più le persone anziane, perché più si va avanti nell'età, più i fattori predisponenti possono associarsi l'uno con l'altro. Quando si parla appunto di un'articolazione, si parla di un cingolo meccanico, di qualcosa che si muove. Più viene sovraccaricato, alterato quel cingolo meccanico, più quel cingolo meccanico si usura, si degenera. Ecco perché si parla di fattori predisponenti. Per esempio l'eccessivo carico su un'articolazione, l'obesità. Per esempio movimenti ripetitivi dell'articolazione stessa, data con lavori pesanti, con lavori usuranti. Pensiamo anche a deformità che possono nascere con il paziente stesso. Problemi genetici, delle microfratture che si possono avere in questa articolazione, tutte cause che possono modificare ovviamente la superficie dell'articolazione e la cicatrizzazione che si ha successivamente a sua volta può manipolare, alterare e modificare la forma della cartilagine stessa, la forma delle superfici articolari e quindi peggiorare la situazione meccanica e articolare stessa. Ecco, tra questi fattori predisponenti che lei ha elencato, c'è anche una dose di familiarità in questo? Assolutamente sì, si è visto infatti con studi recenti e non che una familiarità genetica su questo tipo di problemi. In una famiglia che ha già tanti artrosici è più probabile, parliamo sempre di probabilità, certo, che i legami di sangue, i figli o i nipoti abbiano anche loro l'artrosi. Ovviamente fattori predisponenti genetici che devono essere coadiuvati da altri fattori predisponenti di cui abbiamo parlato. Cioè se per esempio un lavoratore usurante, come lavorare nei campi, certo, questo provoca un'accensione di quei fattori genetici che possono provocare l'artrosi. C'è modo in questo di lavorare sulla prevenzione e quindi di prevenire che poi magari in età adulta le conseguenze possano essere più importanti? Assolutamente, la prevenzione è essenziale. La diminuzione del peso corporeo, la buona motilità, la diminuzione del fumo, migliorare la qualità della propria vita e lo stress lavorativo. Quando si parla infatti di lavoro usurante, non si parla solo di lavoro usurante dal punto di vista psicologico, ma anche fisico, cioè quando si eseguono ripetutamente carichi di lavori pesanti o carichi minima ma ripetitivi per le articolazioni, questo non possono dare usura alla stessa. Ecco perché la prevenzione significa diminuire questo tipo di atto lavorativo. Quali sono le articolazioni che vengono maggiormente colpite dall'artrosi? Le articolazioni di carico, assolutamente, cioè quelle articolazioni che manifestano la loro funzione sotto il peso gravitario, quindi parlo di ginocchio, parlo di anca e anche di caviglia. Non sono le uniche articolazioni, tutte le articolazioni del corpo possono essere soggette a degenerazione, ad alterazione della superficie cartilaginea. Si parla anche di omartrosi, cioè di artrosi della spalla, di rizoartrosi, l'artrosi tra il primo osso metacarpale e il trapezio, cioè due articolazioni della mano. Quindi tutte le articolazioni del corpo possono essere interessate
interessati ad artrosi. Qual è l'incidenza? Abbiamo capito insomma che è una malattia, una patologia che riguarda le persone anziane, insomma è il tema di oggi. Colpisce maggiormente gli uomini, le donne oppure insomma non si equivale insomma, allora, all'incidenza? Sì, allora studi sempre hanno verificato che la maggior parte delle persone che subisce questo tipo di patologia è di sesso femminile. Evidentemente ci sono delle condizioni predisponenti dal punto di vista ormonale in tal senso. È una patologia, scusi il termine, epidemica ormai, perché più si va avanti nell'età e come sappiamo l'era moderna, la piramide dell'età è in prospettiva verso l'anzianità, cioè ci sono più persone anziane rispetto a persone giovani e quindi è una patologia molto molto frequente. Pensi solamente a un dato, negli Stati Uniti nel 2000 sono stati operati di protesi d'anca per artrosi circa 50.000 soggetti, nel 2020 350.000. Si può capire con questi numeri appunto qual è il trend evolutivo di questa patologia. È una patologia che sta avendo molti numeri perché più persone anziane ci sono nell'era moderna e quindi questa patologia è più frequente rispetto al passato. Certo, una popolazione più avanti con l'età, forse una riflessione andrebbe fatta sulla qualità di vita, ecco, esattamente, di queste persone. Abbiamo una prima telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Pronto? Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Sì. Martino, provincia di Treviso. Volevo chiedere una cosa al dottore. Prego. Io ho 66 anni e da parecchi anni soffro di problemi artrosi al polso. In pratica ho problemi, ho dolori quando cerco di stringere qualcosa. E presumo, da quello che ho potuto capire, che ci sono problemi col tunnel carpale e poi anche il pollice, ad esempio, si è un po'... non è più normale come prima. Io queste cose le so, volevo capire, ci sono dei rimedi per questo problema? Questa è solo la domanda che volevo fare. Grazie per la sua telefonata, grazie davvero. Qualche consiglio, sì, per l'artrosi del polso, no? Oggi parliamo di anca, ma insomma l'artrosi, insomma, come abbiamo capito, riguarda le articolazioni del nostro corpo e anche il polso. Assolutamente, come dicevo prima, qualsiasi articolazione può essere interessata. Quando si parla di dolore al polso, ovviamente bisogna fare delle diagnosi differenziali. Il signore che ha chiamato adesso parlava di tunnel carpale, di sindrome del tunnel carpale o di artrosi. È essenziale sempre fare una diagnosi prima di fare una terapia. Quindi gli esami da fare essenzialmente sono dapprima essere visti da uno specialista del settore, il quale in base alla visita cercherà di comprendere se può essere o l'artrosi del polso, quindi una degenerazione delle superfici articolari che riveste l'osso del radio con la prima filiera carpica, cioè le ossa che uniscono l'avambraccio alla mano, o invece una sofferenza del nervo che passa in quella regione che appunto è il tunnel carpale. Quindi medico, visita, il medico decide in base alla visita stessa se è utile fare una radiografia, che è il primo esame di base per controllare le eventuali alterazioni delle componenti ossee, o magari fare un altro esame che si chiama elettromiografia, che serve a valutare la sofferenza del nervo. In base ai risultati le terapie possono essere numerose. Quello che posso consigliare prima di essere visto da un medico, è di portare a riposo l'articolazione dolente per un periodo di tempo, anche breve o medio, e utilizzare dei blandi antinfiammatori sempre prescritti magari dal medico di base in attesa della visita specialistica. Ecco, questo per alleviare insomma i sintomi quotidiani, sì. Poi naturalmente consigliamo di approfondire e capire quale sia la causa del tutto. Quindi dottore, esistono tanti tipi di artrosi? Quante sono le articolazioni del nostro corpo? Allora, le artrosi ovviamente possono essere distinte o in base al distretto anatomico, quindi abbiamo parlato artrosi di ginocchio, artrosi d'anca, artrosi di polso e così via, ma l'artrosi ha tanti gradi perché tanti possono essere le evoluzioni, i difetti della cartilagine. Si passa da una semplice condropatia o condromalacia, cioè una sofferenza lieve della superficie cartilaginea, che diventa
più morbida, più alterata nella sua consistenza, fino ad arrivare a un'artrosi severa, cioè la perdita completa della superficie cartilaginea, una visione diretta dell'osso e una deformità delle componenti ossee. Quando si parla di artrosi, ho parlato di malattia della cartilagine, ma non è solo la malattia della cartilagine. La cartilagine è la punta dell'iceberg dell'artrosi. Al di sotto di questa punta vi è l'osso stesso. Quindi quando la cartilagine si ammala piano piano anche l'osso sottostante, che per far sì che la meccanica articolare possa avvenire meglio inizia a modificare la sua forma, ad alterarsi. Ecco perché nell'artrosi grave si parla spesso dei cosiddetti osteofiti, cioè delle stallattiti, scusi l'espressione volgare, delle estroflessioni ossee che fuoriescono dall'articolazione, che rendono un'articolazione normale deformata. Esempio, la testa del femore normale è normalmente sferica perché si deve articolare col bacino. In un'artrosi severa la testa da sferica diventa ovolare, diventa di una forma non più meccanicamente valida perché si deforma non solo la cartilagine ma anche l'osso. Stiamo parlando ovviamente di processi che si verificano nel tempo e negli anni, quindi si passa da una semplice sofferenza cartilaginea a una deformazione importante della cartilagine dell'osso sottostante. Allora chiedo ad Alessandro e Simone in regia di mostrarci cortesemente la prima immagine, così possiamo andare a conoscere ancora meglio l'articolazione dell'anca. Eccola qui, dottore, prego. Sì, quella che potete vedere è appunto un'immagine esplicativa di quello che dicevo prima. Sulla sinistra, dove è scritto anca normale, è appunto la superficie normale della testa del femore, che come vedete è una vera e propria sfera che si articola nella concavità del bacino, detto acetabolo o cotile. A destra invece, su anca artrosica, vedete completamente lo scompaginamento dell'anatomia normale dell'anca. A sinistra vedete una superficie liscia e soprattutto una superficie rotondeggiante. A destra si è perso questo tipo di forma. A sinistra nell'anca normale vedete uno spazio tra la testa del femore e il bacino, il cosiddetto spazio articolare. A destra nell'arca artrosica questo viene perso. A sinistra vedete una superficie abbastanza modulare, abbastanza uniforme. A destra invece l'aspetto dell'osso è completamente degenerato, alterato, non è più un aspetto uniforme. Ecco la differenza tra un'anca normale e un'anca artrosica. L'anca normale permette il movimento sfera dentro concavità, nell'anca artrosica questa deformità, questa alterazione non permette un perfetto movimento e quindi dà limitazione nel movimento, ma soprattutto il dolore, che è quello che importa al paziente. Altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi abbiamo in linea? Sono Gianpietro Casagrande. Buongiorno, buongiorno Gianpietro, ci dica pure. Io volevo chiedere una cosa semplice, ma non c'è nessuna possibilità di fare qualcosa, perché a me hanno sono prescritto degli antidolorifici, però comincio ad avere problemi di muovermi e cado spesso perché perdo l'equilibrio a causa dei dolori che mi provoca questa deformazione delle ossa, come l'hanno definita. Non so, c'è qualcosa per curare o non c'è nulla? Grazie per la sua telefonata. Qualche consiglio anche sì, in questo caso, dottor Geraci? Allora, quando si ha dolori in un'articolazione, ovviamente, oltre alla visita specialistica, la visita specialistica prescrive degli esami, che è appunto una radiografia come quella che abbiamo visto poco fa. A seconda delle condizioni generali del paziente, a seconda del tipo di patologia che colpisce un'articolazione, esistono tanti gradi di terapia stessa. Sì, bisogna sempre ragionare a gradini, cioè prima di colpire una formica con la bomba atomica si cerca sempre di colpirla con una ciabatta, diceva il mio vecchio professore. Cioè, cosa significa? Ci sono dei gradini terapeutici per poter iniziare. Si parte sempre con una terapia cosiddetta medica conservativa, cioè un blando dolore o un dolore che si è manifestato da qualche tempo, bisogna cercare di sconfiggerlo con degli antinfiammatori, con riposo dell'articolazione ed eventualmente con una fisioterapia mirata.
Se invece vediamo che tale terapia non dà luogo a successo, ci sono altre due forme di possibili scelte. Una terapia di natura infiltrativa o una terapia di natura chirurgica. Quando un'articolazione è malata, ma la deformità non è completamente ben visibile, l'unica cosa che possiamo fare prima di scegliere una terapia chirurgica è quella di lubrificare l'articolazione. Abbiamo detto che l'articolazione è come un cingolo meccanico. Se metto all'interno dell'articolazione un olio, il cingolo si muove meglio. La stessa cosa può avvenire con la terapia infiltrativa. Inseriamo all'interno dell'articolazione o un antinfiammatorio o il cosiddetto acido ialuronico. Il primo serve a disinfiammare l'articolazione, il secondo a lubrificarlo, a nutrire la cartilagine. Se vediamo invece che l'articolazione è completamente deformata, cioè dal punto di vista radiografico e clinico la situazione è severa, tutto ciò che è conservativo serve semplicemente a tamponare per un breve periodo di tempo. A quel punto dobbiamo passare alla chirurgia. Un'articolazione malata deve essere in caso sostituita. I cardini di una porta arrugginite, o si toglie la ruggine o si sostituiscono i cardini. Ecco la protesi, la sostituzione dei cardini. Ecco, poi lo approfondiremo ancora meglio, perché anche sulla protesi abbiamo tante riflessioni da fare. Il dolore dunque è il sintomo principale, no, dell'artrosi all'anca, e le chiedo, è un dolore che a riposo tende a dare sollievo magari durante la notte, o si ripresenta anche quando il paziente, insomma la persona, è a riposo? Allora, il dolore può essere sia diurno sia notturno. Ovviamente più muoviamo un'articolazione malata e più camminiamo, più la sforziamo, più il dolore è presente. Ma non è detto che di notte non faccia male. Di notte il paziente artrosico può avere dolore. Primo, perché magari lavorando tanto di giorno l'articolazione si infiamma e di notte manifesta questo dolore da infiammazione. La seconda è perché l'infiammazione può provocare un aumento del cosiddetto liquido sinoviale, cioè il liquido prodotto dal corpo, dalle superfici che rivestono l'articolazione, che servono a lubrificare l'articolazione stessa. Un'articolazione infiammata è un'articolazione che produce più liquido, e quindi il liquido aumenta la capsula dell'articolazione, cioè l'ambiente articolare, dando al cervello una sensazione di dolore. La terza è anche dal punto di vista psicologico. Durante la giornata, in maniera frenetica, facciamo le nostre cose e certe volte non badiamo a quei piccoli dolori. Durante la notte, invece, quando siamo sereni, il cervello va a guardare, a sentire quelle sensazioni di malessere che magari durante la giornata non percepisce. E quindi li avvertiamo. Sì. Altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno a lei, sono Carlo. Buongiorno Carlo, se ho capito bene. Ci dica pure. Niente, volevo chiedere al dottore semplicemente questo, no? Ho sentito sempre più parlare della ricostruzione della cartilagine. Io soffro appunto di artrosi all'anca. Ho già fatto un intervento alla parte destra dell'anca, molto probabilmente devo fare anche quello sinistro. Naturalmente ho fatto una protesi. E sento sempre più parlare, per l'appunto, di una ricostruzione della cartilagine per evitare l'intervento. Questo è possibile? Ci sono delle novità o qualcos'altro? Grazie per la sua telefonata, Carlo. Ricostruzione della cartilagine. Assolutamente, esistono delle terapie a riguardo, delle terapie che possono essere chirurgiche e non chirurgiche. Prima di spiegarle, premetto una cosa. La scelta di tale terapia è sempre in base, e lo ripeterò sempre, all'alterazione presente. Un'articolazione completamente deformata è un'articolazione che ormai non può essere più modificata. Se abbiamo un muro che con l'intonaco scrostato, noi possiamo tamponare questo intonaco, artrosi iniziale. Se un muro è completamente crollato, lo dobbiamo ricostruire il muro. Ecco le due differenze. Parliamo della prima, cioè in cui abbiamo una artrosi iniziale, un'artrosi in cui la cartilagine sta iniziando ad alterarsi, in cui ci sono delle piccole lesioni. A quel punto possiamo agire o per via infiltrativa o per via artroscopica. Nel primo caso ci sono tante sostanze, da quelle normalmente presenti in farmacia, di cui parlavo prima, che è l'acido ialuronico,
una sostanza che nutre e lubrifica l'articolazione, ha invece infiltrazioni con altri tipi di sostanze. Due maggiormente. La prima è il cosiddetto, la cosiddetta pappa piastrinica o gel piastrinico, ovvero tramite il sangue del soggetto si prelevano delle, cerco di spiegare in maniera molto povera, delle sostanze nutritizie, le sostanze che cercano di cicatrizzare la cartilagine stessa tramite le piastrine presenti nel proprio sangue. Quindi si preleva il sangue, lo si lavora, si crea una specie di pappetta di struttura similmiele che viene poi inserita all'interno dell'articolazione. Questo fa sì che la sostanza agisca come cicatrizzante e cerca di formare una superficie liscia. Oltre a questo esistono anche le infiltrazioni da cosiddetti concentrati midollari, cioè si preleva dal midollo della spina iliaca del bacino delle cellule mesenchimali che hanno lo scopo cicatriziale, come prelevare anche dal grasso corporeo. La scelta dell'uno e dell'altro ovviamente è sempre in base al grado dell'artrosi. Oltre a questa terapia conservativa esiste anche la terapia artroscopica. Quando vediamo che ci sono delle lesioni localizzate, dei piccoli buchi nel contesto cartilagineo, è giusto andare a tappare questi buchi. E lo si fa inserendo una telecamera all'interno dell'articolazione, artroscopia, e tramite altri buchini andiamo a coprire il buco con un tappo che può essere generalmente o di un gel che si indurisce, di una sostanza simile alla cartilagine che poi viene riassorbita dal corpo e sostituita da cicatrice, o da veri e propri patch, ovvero dei piccoli tessutini che vanno come in una toppa di un vestito, vanno a coprire il buco stesso e tramite altre sostanze essere appiccicate in questo buco affinché venga coperta la lesione. E naturalmente, insomma, la valutazione di questo spetta al medico in base anche al tipo e al grado di lesione. Sì. Sentiamo un'altra telefonata da casa. Pronto, buongiorno, chi abbiamo in linea? Pronto? Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Con Anna Maria. Buongiorno, buongiorno Anna Maria, ci dica pure. Io ho 79 anni e vedo che le dita delle mie mani cominciano un po' a deformarsi, cioè dalle dita in poi, dalle unghie in poi, cominciano un po' a diventare un po' gobbe, per dire. Le mani, abbiamo capito bene, signora? Sì, le mani. Vedo che cominciano un po' a deformarsi le dita proprio, sono tutte e due le mani, sia a destra che a sinistra. Grazie per la sua telefonata. Sentiamo che cosa può dire il dottor Geraci. Potrebbe essere anche questa artrosi? Assolutamente sì. Ovviamente sono dei primi segni. Quando si alterano le superfici articolari, le articolazioni possono modificare appunto la forma, e quindi la modificazione della forma si trasmette nelle mani come un'alterazione della forma delle dita stesse. È utile sempre cercare di prevenire questo tipo di modificazioni, esempio utilizzando dei guanti quando si lavano i piatti, quando si utilizzano sostanze umide, o in inverno utilizzarle per cercare di proteggersi dal freddo. Ovviamente stiamo parlando di artrosi. Esistono anche le cosiddette artriti, cioè infiammazioni delle articolazioni, che generalmente sono di natura reumatica. Se il problema diventa anche doloroso, oltre che deformante, consiglio sempre una visita dallo specialista. Il medico di base discerne, in base alla visione della mano, se più ortopedica che reumatologica. Certo. Quindi prima cercare di prevenire questo tipo di alterazioni e poi scegliere la strada migliore se il dolore e la deformità diventano invalidanti. Oggi tantissime domande da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Pronto? Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Con Carlo Pizzol. Prego, ci dica pure. Prego. Ecco, ho dei problemi al muscolo piriforme che non mi lascia. Mi produce parecchio dolore, soprattutto quando si raffredda, cioè mentre cammino non ho problemi, ma quando mi seggo e poi mi rialzo, dopo un quarto d'ora, 20 minuti, mi provoca dei dolori piuttosto lancinanti. Grazie. Grazie Carlo, forse esuliamo un po' dal suo ambito, però insomma possiamo comunque dare sì. Un'indicazione.
Allora, il muscolo, ovviamente, la patologia detto dal paziente non è una patologia artrosica, ma è una patologia di un muscolo presente nel contesto dell'anca che permette l'adduzione e l'extrarotazione del femore stesso. Dal piriforme, anatomicamente parlando, accanto al piriforme c'è un nervo che è il nervo sciatico. Quando il piriforme è infiammato, slargato, degenerato, può dare dolore sia alla parte esterna dell'anca, cioè la parte che noi tocchiamo esternamente al gluteo stesso, che è la cosiddetta regione trocanterica, o può dare un'infiammazione del nervo sciatico e quindi una alterazione neurologica con dolori abbastanza intensi che partono dal gluteo fino al piede. Due sono le metodiche per cercare di far terapia. Prima, ovviamente, la diagnosi, e questo lo si fa con degli esami particolari clinici che l'ortopedico fa in visita, ed eventualmente con una risonanza magnetica che serve a verificare l'infiammazione di questo tendine. Per quanto riguarda la terapia, nel 90% dei casi è fisioterapica, si cerca di migliorare la qualità del tendine modificandone la postura o rilassandone la tensione dal punto di vista fisioterapico. La chirurgia esiste, ma è rara, e in quel caso bisogna intervenire persino andando ad eseguire una tenotomia, cioè una rimozione del muscolo piriforme dalla sua sede. Ma ripeto, è molto rara la chirurgia. Allora, chiedo alla regia di mostrarci anche la seconda immagine, no? Perché andiamo a parlare proprio, insomma, di come si interviene con l'artrosi all'anca. Prego, dottore. Allora, la diapositiva che vedete mostra essenzialmente a sinistra una deformità artrosica della testa del femore. Vedete, non è più rotondeggiante, ma è ovolare. Al centro il risultato chirurgico dell'anatomia alterata, cioè sostituiamo l'articolazione malata con un'articolazione artificiale, che è appunto la protesi, in questo caso una protesi totale. Viene sostituita sia la parte prossimale del femore, cioè il collo femorale e la sua testa, ma anche una porzione dell'acetabolo, cioè viene protesizzata la parte del bacino. Quindi abbiamo una coppa protesica, che è la coppa acetabolare, che va a sostituire la concavità del bacino, e abbiamo uno stelo protesico che entra all'interno del femore stesso, che va a mimare col suo collo e con la sua testa la normale anatomia. Vediamolo ancora meglio, dottore, perché insomma il modellino, a volte le cose più semplici sono le più efficaci. Assolutamente. Questo è il femore, detta diafisi. Questa è la parte del femore alta, detta regione trocanterica, e questa è la testa del femore. Quando noi cerchiamo di far sì che l'articolazione funzioni, un'articolazione malata, un'articolazione deformata deve essere sostituita. Quindi dobbiamo rimuoverne la sua parte, cioè la testa, e sostituirne con un artificiale, una protesi. Per far questo, quindi, si chiama osteotomizziamo la testa del femore, la prendiamo, la gettiamo perché non serve più, e inseriamo all'interno del canale femorale appunto la protesi, che va a mimare completamente la funzione dell'osso femorale, della testa femorale. Ovviamente, oltre a questo, dobbiamo sempre riflettere che c'è il bacino, la testa del femore entra nel bacino. Quindi, se stiamo protesizzando la testa, molto spesso dobbiamo anche rendere nuova e valida l'acetabolo, la concavità del bacino stesso, con una protesi. Quindi qui metteremo la coppa acetabolare o la coppa protesica, qui invece lo stelo femorale con la sua testa protesica. Altra telefonata da casa. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea? Sono Corò Bianca, signora. Buongiorno, buongiorno signora, ci dica pure. Io ho la protesi che si è spostata e il medico che mi ha operato mi aveva detto che dovrei rioperarmi, ma siccome che ho avuto già altri interventi non indifferenti al seno, all'intestino, e ho fatto appunto la chemioterapia e radioterapia, non farei fare un altro intervento.
però sono invalidata che non riesco a camminare, ho fatto tutte le iniezioni che c'erano per fare, ma non serve a niente perché se la protesi è spostata dovrei operarmi. Allora, grazie per la sua telefonata, signora Bianca, se non ho capito male il nome. Dottore, può capitare che la protesi si sposti? Assolutamente sì. Ovviamente qualsiasi tipo di intervento chirurgico di qualsiasi branca ha delle complicanze. Quando noi inseriamo una protesi all'interno dell'osso, più che la protesi che si deve adeguare all'osso, è l'osso che si deve adeguare alla protesi. Come sappiamo, la protesi è di materiale metallico, generalmente una lega di titanio, l'osso è un materiale vivo, quindi inseriamo qualcosa di inerte, metallo, all'interno di un tessuto vivo. A volte il tessuto vivo non accetta, scusate sempre l'espressione, o non si adegua a questo tessuto inerte. E quindi all'interno questo, l'osso non ingloba bene la protesi e la protesi si può cosiddetto mobilizzare. Crea dolore questo al paziente? Crea dolore per due motivi. Il primo motivo perché una protesi che ha dei micro movimenti nel contesto dell'osso ovviamente dà fastidio e dà dolore. Secondo, mobilizzandosi cambia la geometria dell'articolazione e quindi cambiando la geometria tutto ciò che è movimento articolare può dar dolore. È necessario, dottore, mi scusi se la interrompo perché dobbiamo andare in pubblicità tra poco, è necessario per forza di cose rioperare o nel caso della signora che ha chiamato che non è possibile insomma ritornare in sala operatoria, che cosa si può fare? A seconda sempre del tipo di mobilizzazione, se è una mobilizzazione non infettiva ci sono delle metodiche come la camera iperbarica, dei farmaci che servono a potenziare il tessuto osseo, a callificarlo, se invece è infettiva bisogna di sicuro rimuoverla se tale infezione crea problemi. La mobilizzazione è una patologia, complicanza della protesi d'anca, che se diventa invalidante deve essere ovviamente trattata. Telefonate in studio, poi andiamo velocemente in pubblicità. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Ha detto chi sono. Buongiorno, prego signora, è in diretta, ci dica pure. Ah sì, sono la signora Bottecchianna. Piacere. Prego, dica pure signora. Non sento niente io. Ci sente signora? Ci sì, sente? Ecco, va bene. Prego, dica pure signora Anna, dica. Sì, a sentire, io 4 mesi fa mi sono operata l'anca. Sì? Mi sono operata. Perciò dopo questa operazione mi è rimasto un formicolio sul piede, sul collo del piede, un po' più in su. E non so, non mi sanno dire cosa può essere. Grazie per la sua telefonata, Anna. Rispondiamo subito dopo la pubblicità, insomma, per capire se anche questa insomma, è un'indicazione alla quale possiamo dare qualche consiglio. Ci fermiamo per qualche istante, rimanete con noi, torniamo tra pochissimo. Ben ritrovati in studio ancora in diretta con lo spazio dedicato all'ULS 2 Marca Trevigiana. Stiamo parlando di artrosi e frattura dell'anca dell'anziano. Dottor Geraci, ci siamo lasciati poco fa prima della pubblicità con una nostra telespettatrice Anna che insomma ha avuto una protesi di anca e avverte un formicolio al piede. Che cosa possiamo anche rispondere in questo caso? Nella maggior parte dei casi questa sintomatologia può essere dovuto a un cambio posturale. Quando noi inseriamo una protesi, anche se la inseriamo perfettamente, ci possono essere delle piccole dismetrie, magari di mezzo millimetro, e questo può essere avvertito male da un paziente che magari già aveva una patologia della colonna vertebrale bassa, che può dare appunto questo tipo di sensazione. È utile dapprima fare le analisi ovviamente o col fisiatra, con l'ortopedico che l'ha operata per capire le motivazioni. Importante però che l'articolazione funzioni bene, quello è un segno positivo. Parliamo non soltanto di artrosi ma anche di frattura, perché la frattura insomma è una delle conseguenze più gravi della caduta nelle persone anziane. Quali possono essere le cause? Chiaramente le cadute accidentali alle quali insomma che cosa sta alla base? Assolutamente sì, la maggior parte delle persone che si fratturano all'anca sono persone anziane, persone che hanno di per sé una fragilità ossea. Alla base vi è un'osteoporosi,
ovvero stiamo una... anche vedendo, ecco, l'immagine. Assolutamente, una riduzione della qualità e della quantità di calcio e di tessuto osseo all'interno. Le fratture dell'anca sono una... non sono altro che delle alterazione della continuità dell'osso che si manifesta nella porzione prossimale, cioè alta, del femore stesso. Le fratture possono essere essenzialmente di due tipi, per essere semplicistiche. Le fratture che coinvolgono dal collo alla testa, che noi ortopedici e medici chiamiamo fratture mediali, o quella parte del trocantere, cioè questa parte che noi chiamiamo frattura laterale. La distinzione la sto facendo non solo per motivi didattici, ci mancherebbe, perché in base al tipo di frattura si decide anche il tipo di trattamento. Se si frattura questa parte, nell'anziano si sostituisce. Perché? Perché questa parte è poco vascolarizzata e una frattura crea un ulteriore depauperamento della struttura vascolare e nella maggior parte dei casi viene sostituita con una protesi la testa ormai decapitata. Quando invece si frattura quest'altra parte, si cerca di conservare questo, l'aspetto anatomico, perché è ben vascolarizzato. In questo caso uniamo i segmenti ossei fratturati col cosiddetto chiodo, cioè inseriamo all'interno del canale femorale un'asta di materiale metallico che unisce con una vite ed una vite i segmenti fratturati per rendere un tutt'uno. Ecco, questa è una slide molto più esplicativa. In alto vediamo appunto una frattura che coinvolge la regione di cui parlavo prima, che è la regione trocanterica. In quel caso sintetizziamo, osteosintetizziamo il femore tramite un chiodo che unisce le fratture, i segmenti fratturativi in un unico complesso. Armiamo la frattura, facciamo sì che il femore ridiventi capace di muoversi col suo osso. Giù invece, nella slide, vediamo che si è decapitata la testa femorale e in quel caso poca vascolarizzazione, brutta vascolarizzazione, bisogna sostituire la testa ormai non funzionante, ormai decapitata, appunto con la protesi, simile come quella che si utilizzano per le artrosi dell'anca. Telefonata, pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Sì, sono Sandro, buongiorno. Buongiorno Sandro, dica pure. Allora, io ho 70 anni e ho sempre fatto sport. Anche attualmente gioco anche a pallavolo con i nipoti e non ho nessun problema di dolori, però da qualche mese ho le ginocchia che scricchiolano durante la notte che vado al bagno, fanno un rumore micidiale. Cosa può essere? Grazie Sandro per la sua telefonata e per la sua domanda. Prego dottore. Sì, lo scroscio che sente il paziente è classico nell'artrosi. Abbiamo detto che la cartilagine è liscia, liscia con liscia non c'è attrito, non fa rumore. Quando la cartilagine non è più liscia e ruvida, ruvido con ruvido fa rumore. Ovviamente questo rumore può essere fastidioso all'orecchio, ma può essere anche doloroso. Si cerca di intervenire sia nell'uno che nell'altro caso. Nel primo caso per prevenirne un'evoluzione, nel secondo caso per curarlo. Quando c'è una lieve sintomatologia e solo lo scroscio, non parliamo di interventi chirurgici ovviamente, parliamo di assunzione di sostanze orali, cosiddetti condroprotettori, nutrienti della cartilagine, o come dicevamo all'inizio della nostra conversazione, con sostanze come l'acido ialuronico che lubrifica, va a nutrire e cerca di lisciare, se così si può dire, la cartilagine, riducendone lo scroscio. Tornando alla frattura dell'anca, dottore, quali possono essere le complicazioni alle quali si può andare incontro? La frattura dell'anca, la prima complicazione è l'invalidità che è dalla frattura in sé. Un paziente è incapace di muovere l'anca fratturata, il femore fratturato, e quindi deve essere ospedalizzato. L'ospedalizzazione dà immobilizzazione, non può essere mobilizzato fino al giorno dell'intervento. Noi nel mio ospedale, come in tutta Italia, cerchiamo di operare i femori entro le cosiddette 48 ore, cioè tempo per cui si cerca di minimizzare le complicanze. Sfortunatamente questo tipo di fratture, dicevamo, che colpisce soprattutto persone molto anziane, persone che entrano in ospedale già con pluripatologie, quindi la frattura d'anca è quel quid, quel qualcosa in più che ovviamente può far peggiorare un quadro clinico generale. Le complicanze sono date dall'allettamento,
più la persona sta a letto, più possono verificarsi le cosiddette piaghe da decubito, le cosiddette bronchite da stasi, o lo stress sia della frattura sia chirurgico possono massimizzare le complicanze cardiache che un paziente già aveva o di altro tipo. Non a caso molti familiari dei miei pazienti, come in altri ospedali, dicono: ma mia mamma a 90 anni prima di cadere aveva una lucidità più o meno buona, dopo la caduta, un periodo di tempo post chirurgico, è iniziato un pochettino a non essere più se stessa. È vero, un paziente anziano si possono accentuare le cosiddette demenze senili iniziali, che poi per fortuna regrediscono dopo un po' di tempo. Ecco, insomma, perché è importantissimo che l'intervento, insomma, sia precoce, molto mirato, sì, e insomma nelle tempistiche adeguate. Siamo davvero in chiusura, però attraverso i social ci sono arrivate molte domande e tutte, insomma, ci chiedono di fare un accenno alla riabilitazione. Anche sì. Questo è un aspetto molto importante, quindi quando si riprende a camminare dopo un intervento di questo tipo? Allora, sia nell'osteosintesi, sia nella protesizzazione, si ha l'effetto di ricreare l'anatomia dell'anca. Quindi dal punto di vista meccanico, quell'articolazione è capace di riprendere la sua funzione. Il problema non è l'intervento in sé, il problema è che il paziente ha subito un trauma importante e ricorda inconsciamente il dolore che ha subito e che sta subendo dopo l'intervento chirurgico. Più un paziente è anziano, più è difficile affrontarsi col paziente. Un paziente anziano che ha un po' di depressione, ha pluripatologie, può avere del dolore tale da non permettere la ripresa subitanea della funzione. Io, come nel mio reparto, come in tutti i reparti della marca trevigiana, la prima cosa che facciamo dopo l'intervento è appunto contattare i nostri colleghi fisiatri per creare un percorso di riabilitazione che non è uniforme, ma si sceglie in base appunto al tipo di paziente. Un paziente 70 anni attivo è più propenso a riprendere subitaneamente la funzione. Un paziente 93-94enne che prima già non camminava bene, la situazione diventa più difficile. Tutti i pazienti comunque vengono instradati un percorso riabilitativo che passa dal cambiamento posturale da sedia a poltrona a letto, per poi una ripresa graduale della deambulazione con girello, stampelle, per poi l'abbandono di questi device per camminare. Un percorso graduale, insomma. Sì. Siamo in chiusura, io ringrazio il dottor Alessandro Geraci, direttore dell'unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia all'ospedale di Montebelluna. Grazie dottore di essere stato con noi e di aver risposto alle tante domande che sono arrivate da casa, insomma ci fanno capire che è un tema molto, molto caldo questo, insomma, che riguarda molte persone. Grazie davvero. Grazie, grazie dottore. A lei e ai telespettatori per l'occasione che mi avete dato per parlare. Grazie dottore, grazie anche a voi tutti di averci seguito da casa. Vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.